Buonasera, disturbiamo? Prego, prego, prego. Allora, il nostro super chef, ormai popolarissimo qui ad Agropoli, che cosa sta preparando? Un tonno al pepe verde. Ma è vero che qui alla Scalinatella di Agropoli cambiate continuamente il menu ogni sera? Tutti i giorni facciamo un menu nuovo, facciamo la spesa, quello che troviamo in cucina. E come mai? Come mai questa scelta? Ma io penso che sia una scelta giusta, no? Senza conservare, consumiamo quello fresco del giorno. Ma ecco, come ti spieghi tutto questo successo della Scalinatella? Qui siete sempre per i pieni, un po' difficile, voglio dire. Però dobbiamo chiedere ai clienti, evidentemente siamo bravi. Hai visto Carletto fa una pizza eccezionale, guarda. Lo so che è bravo, lo sanno tutti. Hai capito? Evidentemente il nostro capo ha comprato Higuain e come si chiama? Ibrahimovic, guarda quanto è bello, alto. Ragazzi, hai capito? Ha fatto due acquisti sul mercato importante. Però a te qual è il piatto che ti piace servire di più, preparare di più? Ma quello che va di più, questo piatto nuovo, è un gnocchetto in crema di basilico e mazzangollo sgusciate con le bucce di limone. Sta andando fortissimo. Questo pepe al tonno verde, vedete? Tonno fresco, nostro, locale, Santa Maria di Castellabate. Allora, voglio dire, ma i clienti sono esigenti o no? Ma sono esigenti, diciamo che ormai si sono abituati a questa cucina, prenotano e vogliono quel piatto, e quindi questa è una bella cosa. Ma tu che cosa consiglieresti? Che cosa? Qui alla Scalinatella. In che senso? Qual è il piatto che consiglieresti di più? Ma guarda, noi te l'ho detto, tutti i giorni facciamo la spesa. Oggi per esempio abbiamo preso ricciola, tonno, ci sono filetti di cernia. Domani cambiamo menù, vediamo che troviamo, anche perché stasera abbiamo finito tutto, abbiamo lavorato da Dio. Ma i primi piatti li chiedono? Certo, certo. Paccheri tutti di mare, questo gnocchetto col basilico. Stasera abbiamo fatto gnocchetti, gamberi e polipetti. E il risotto? Il risotto non ne stiamo facendo ancora. Come mai? Perché, più delicato come... Perché fino a qualche giorno fa avevamo due fuochi, adesso finalmente abbiamo messo una cucina. Ah, ho capito. Ho capito perfettamente. Allora, naturalmente io vi faccio i complimenti per questo importantissimo momento che avete dato alla città di Agropoli, qui a Piazza della Mercanzia, ex Piazza Roma, perché tu quando facevi il dirigente dell'Agropoli si chiamava Piazza Roma. Io ho fatto il presidente dell'Agropoli, lo so, appunto. Ho giocato a pallone, per me io ritorno a casa Agropoli, capito? Ci sono tanti amici, quindi io sto bene. E penso che non me ne andrò più. Certo. Sto bene qua. Infatti. Allora, bene qua. Un saluto dunque agli affezionati della Scalinatella. Ti aspettiamo qualche sera, vieni a provare. Certo. No. No, dico un saluto, un messaggio ai fan, ormai sono i fan. Salutiamo i fan, li aspettiamo tutti. Siamo qua. Va bene? Benissimo.